Signori, finalmente il mazzo con Tena. La dea, l'Atena, la grande, l'eterna. Siamo rimasti così, siamo rimasti al 93, non ho voluto toccare nulla. Infatti lo sto registrando di seguito per far sì che in qualche modo, no? Non arriviamo già a infinite, perché altrimenti termino i contenuti, raga. Cioè, questi sono, all'inizio season questo. E se già mi gioco il mazzo con cui io sono diventato infinite, che comunque già da pomeriggio penso che lo faccio. Dito a che serve? Ma raga, io sono d'accordo con voi che alla fine il gioco non dà stimoli, ma a me piace il videogioco. Non farei contenuti di questo tipo. Non farei Marvel Snap se non mi piacesse così tanto il videogioco, capito? Parliamo della carta che ho visto, come ho detto già ieri, ho visto che molti non la vogliono prendere perché la reputano una carta un po' meh. Ok, in un mazzo del genere possiamo dire che ha preso il posto della White Widow. Sono due effetti differenti, ma lo slot è quello, ok? E sì. Magari una Sage ancora più impattante. Però alla fin fine si sposa in un tipo di giocate che soltanto Redguard la contrasta. Oppure uno Shang se diventa esponenziale. Perché altrimenti le carte Thatch, l'unica che può fermarlo è Redguard. Oppure, che ne so, in qualche modo Lady Di se la giocate dopo. Ma non la giocate dopo, la switchate con Loki, capito? Quindi mazzettino con Loki. Sempre uguale, sempre Ward, sempre in qualche modo impattante. No, non giochiamo il Thanos oggi, anche se è sempre il mazzo che mi fa impazzire. Fatemi sapere comunque se l'avete presa. Abbiamo aperto tutti insieme con i ragazzi. Sono contento che comunque quelli che hanno aperto hanno trovato Tena. L'hanno trovata. Forse solo Scout l'aveva trovata perché volevamo Doc, tipo. Ah, deciso come mi scarto. Mazzo con Namora. Ah. E se non sapete chi sono le persone che io nomino quando si parla, quando parlo nei video, è perché non siete in live. Quindi vi ricordo, come sempre, di passare in live. C'è la schedule su Instagram, potete andare a seguirmi, potete andare ad appuntarla, potete andare su Telegram a vedere tutte le robe. Cioè, capite? È tutto un circolo vizioso, raga. Di che vi sto parlando? Abbiamo. Sì, abbiamo briccato Tena, però. Abbiamo briccato Tena. Vabbè, non parlo più allora. Che c'è? Piccola interruzione volante, non è successo niente, vai. Allora, qual è il punto di Tena, regà? Il punto di Tena è che giocata al turno 3, giocata con un'altra carta, nello stesso turno lei già si prende il più 1. Il più 2, sorry. Poi turno 4 ti obbliga a fare. Loki, c'è turno 4, turno 5. E vorrei farlo, Loki. Magari lì. Sì, magari lì. Facciamo Loki qui, facciamo Quinjet, prendiamo le carte sue. Così che ci prendiamo anche Luke Cage, capito? E poi ragioniamo sul da farsi. Il problema è uno, il problema è Cosmo Cremesi. Vabbè, Scar. Vabbè, oh, Scar. Abbiamo Scar, abbiamo la K. E vogliamo di più dalla vita. Io farei così. E farei così. Che abbiamo la prio. Lui su Vormir ha giocato? Sì, ha giocato. No, non ha giocato su Vormir. E abbiamo anche la prio. Lui non giocherà nulla qui. Io ho capito che mazzo è. E non mi ricordo che cos'è che usa. Non mi ricordo cos'è che usa. Usa Namora? Sì, che altro usa? Nocturne, sicuro. E carte forti c'è la Mary. C'è anche Sasquatch. C'ha Sasquatch lui. Lui c'ha Sasquatch. La Quake, eh? La Quake è pazza! Maledetto. 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 Però l'abbiamo portata a casa. L'abbiamo gillata. Oddio, però la K si poteva spostare, però si spostava la K. Capito? Abbiamo messo in stand-by la K in quel modo. Molto bene. Molto bene. Subito Tena. Però resta counterabile anche da un milione di carte. Se non Thanos in qualche modo in questo meta, chiamiamo meta, in questa patch, in questi 2 giorni di rodaggio, si è comportato come una carta veramente fortissima. Tena invece ha molti, molti counter. Per esempio, se è forte, se diventa no, vabbè, si è buggato. Io non ci posso credere comunque che non riescano a fare un gioco come Cristo comanda. Erano delle Vabbè, comunque, Tena. Lo sappiamo, l'abbiamo visto con Shadow King, ma può essere in qualche modo counterata. Shang, se diventa troppo forte. Se... Victory.
Io non ho parole. Che poi io ho un quesito. Io ho visto molti di voi che mi hanno detto pure in live. Io mi sto tenendo le chiavi per tutti gli eterni. Ok. Ma siccome abbiamo visto che Passos è una carta molto bella, Tena è una carta molto bella, le altre magari un po' me, Sersi, dipende un po' più di circostanze. Perché state aspettando per queste chiavi? E fatemi sapere cos'è che cercate in questo mese, perché sono curioso. E che in qualche modo abbiamo visto che su Marvel Snap sappiamo che nessuna carta è buona e nessuna carta è schifo. Perché io vi ricordo Nocturne, io vi ricordo Namora. Namora è stata anche tier list, sì vabbè, è stata top tier la scorsa settimana. Vi lascio qui il video del mazzo con Namora. È il mazzo di prima, tra l'altro. È esattamente il mazzo di prima. Snowgard. Perché Attilan mi distrugge le mie robe. Però la roba di Tena qual è? La roba di Tena è che adesso tu, per giocare Loki, tu non lo puoi fare se vuoi buffare Tena. Non lo puoi fare il turno 4, ma lo puoi fare il turno 5. Ora, siccome noi non abbiamo trovato quello che ci serve per far vedere il video, switchiamo tutto con Loki, tanto abbiamo 6 carte ed è molto worth. Io snapperei. Visto che questo è un bounce, quindi in qualche modo... Peccato che non abbiamo messo Quinjet, che non l'abbiamo settato. Victory. Questo, vedi, questo è perché siamo qui. Questo è perché siamo nelle leghe basse. Io non capisco. Non capisco. G2 avrà briccato il mazzo. Sì, ma due palle, vabbè. Due palle. Questo è un bot, tipo. Sono sicuro io. Avatar Buzz, chiama Matthew. Metti un bot, capito? Uno che si chiama Matthew sarà sicuramente un bot. E basta. C'è nient'altro da aggiungere. E basta! È due volte, è due game che mi... Odo per Doom, ma è due volte che mi scarti Shan. E Tena. Poi al centro Angela Snoker. Vediamo in un game pulito quante volte può arrivare Tena. Niente, TVA. Facciamo Snowgard Angela in qualche modo. Valutiamo se fare il falco oppure no. Ah, lui. Time's up. Lui. Ma sai che quasi quasi io non lo farei il falco? Quasi quasi no. Quanto è bello fare questo, raga. E basta e non fare nulla. Ma che ce ne frega? Tanto lui non penso che mi contrasti tutte le location. Doom non ce l'ha per switchare tutte le sue robe. E penso che... Ah, non prende il buff. We are the future. Vabbè. Abbiamo vinto comunque 4 cubi. Peccato che non fa la roba. Che non conta le due Elsa come carte settate. Vabbè, ci posso anche stare. Ci posso anche stare. Però il turno successivo sì, l'avrebbe contato. Peccato, vabbè. 4 cubi ce li siamo portati a casa contro un bot. Vabbè, non ci fa nulla. Andiamo. Lo scopo di questo video sarà quello di giocare un game decente. Cioè tutto per intero. E vedere Tena a quanto può arrivare. Abbiamo capito com'è l'andazzo qua. Siamo per... Ehi! Bravo, iscriviti al canale. Buona visione. Facciamo Snowgard, abbiamo Tena subito. Molto più. Io snapperei già. Non lo so, ho questa cosa di snap. Yodrem. Vabbè, le location comunque non aiutano, possiamo dirlo. Non snapperei allora, visto la location che ci troviamo contro. Vediamo. Ah, vabbè. Avatar del cavaliere, siete completamente... Capodanno abbiamo qui come location, Vabbè, ma calmo. Io me ne andrei comunque. Giocatelo tu questo game. Mi raccomando, giocatelo e rigiocalo. Perché questo è qua. Sono 3 location. Come il tuo mazzo. Cioè, ma veramente? Io mi faccio queste domande. Ma frate, ma veramente io... Cioè, devono arrivarci dopo anni che bisogna... In qualche modo sistemare queste location oppure non lo so. Perché una situazione del genere è ingestibile. Se ti compaiono 3 location in quel modo. E tu che devi fare? Quinjet Snowgard è good. Molto good. Prego non mi date uno spaziale in mezzo che potrei
procrastinare di vita più antica, altro che Tena. Andiamo proprio ai Mesopotamici. Palazzo Bianco, che mi dai? Io gli do Loki, perché io gli do Loki. Lumina, Doom. Abbiamo guadagnato, no? Cable. Buono, good. Good, 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 Cable. La snappatina ci sta, no? Mi vede intanto lui che gioca. Uff. Come godo quel Red Garden Luciador che ha preso la carta sbagliata. Sì, sì. Teoricamente sì. E va bene, altro Jotunheim, va bene, dai. Se con Thanos abbiamo il trono spaziale di Simulator, con il Loki abbiamo Jotunheim. Senza un qualsiasi Luke Cage che ci può servire alla causa. E io lo farei comunque Loki. Ok che c'ho Doom, ma non penso che lo riprendo Doom. Vai. Interessante Monte Vesuvio. Abbiamo Tena, c'abbiamo la White Tiger, c'abbiamo Doom. Io non farei nulla. Lascerei tutto in mano a loro due. Vabbè, dopo White Tiger più Absorbing Man. No. Vabbè, si ritira. Dici, si è spazientito che stavo ragionando. Vero, sì, turno 5 era White Tiger più Tena. Più Tena, più Absorbing Man. Ma poi mazza aveva. Olè, qui getta Lemuria. Vabbè, oh, fino a che una Lemuria ci posso stare. Quinjet, abbiamo... Oppa, gente Colson. Complimenti. Lei. Complimenti, ragazzi. Complimenti. Snappettino, allora. Snappettino, perché possiamo fare così. Possiamo fare così. Subito Loki. Gli do subito Loki al turno 2. Quello fa male. Perché questo è un Ela. L'ennesimo. Madonna. Ela non è un problema. Dice Glenn... Ogni settimana sulle domande di Marvel Snap dice Glenn Elo non è un problema. Noi vediamo dei minutaggi nelle statistiche in linea con la norma. Se questa è la norma. E ole, vabbè, oh, Giganto Magneto. Meglio di un calcio in culo. Non posso giocare. Giocherei qui. Così. Kitty Pride così. Poi. Shang. Ma Shang, dici tu, Shang può essermi utile dopo. Sono d'accordo con te, amico bello. E allora, allora Giganto. Allora Giganto, dai. Ci fotto con Giganto. Dracula, ok, perfetto. Cos'è che vogliamo perdere noi? Così che gli facciamo Magneto. Poi turno 6, che cosa gli possiamo fare sto ragazzo? Gli possiamo fare 1, 2 e Kitty Pryde. Jubilee che prende Corvus Glaive. Godereccio. Era la giardiniera. Era la giardiniera e godereccia. Solamente una carta in mano. Kitty Pryde. Adesso arriva sicuramente Bang. E lui si ritira, perché frate, vedi, è inutile che mettete sto mazzo. Via, dai, andate a giocare per bene, andate a giocare veramente a Fortnite. Nulla da togliere. A me è più dinamico, capito? Battle Royale, fai robe. 40 persone. Non mi ricordo il numero preciso. I camperi, ti metti lì come un topolino e giri per la mappa. Almeno fai qualcosa di utile nella tua vita. Altrimenti giocare così, frate, è come se tu... Oh, sei lì, palla all'aria e non fare nulla, a cliccare solamente un cazzo di tasto sul mouse. E neanche il cervello attivi. Piuttosto regno quantico. Io continuerei a farla che ti prende lì, ma che ce ne fotta a noi. Poi abbiamo Elsa, abbiamo Psam. Date sempre rilevanza a Psam che ci serve come per rampare in una maniera. Guardavi il lockdown. Lockdown. Lockdown, complimenti. Washington DC. Vabbè, Upsummer sulla Stark mi sembra molto worth. Qual è il problema? Il problema non c'è, in realtà. E noi faremo Elsa Magic Elsa Kitty Pryde o Elsa Quinjet, dipende da quello che ci gira. Ma io direi Elsa Kitty Pryde, molto più ben assai. Tanto mi sta salendo Pasqua del 98. Elsa Kitty Pryde e poi vediamo, valutiamo. Visto che abbiamo un turno in più, un turnettino in più per in qualche modo
Raga, ma Atena? Il mazzo, cioè, il video suo, ma dov'è? Cioè, sembra adesso sei veramente un figlio di puttana al gioco. Snowgard da qui sicuramente. Giochiamo Atena. Giochiamo l'agente Coulson. E poi valutiamo. Atena non la giocherei a sto punto. Giocherei Queen Jett e giocherei agente Coulson. Clean. Molto più clean. Il problema, sapete qual è? Il problema si pone quando lui mi farà il profix a sinistra. Cioè lui si aggiudica una location con lui. Dici roba. Dici molta ma molta roba. E oh, Warpath, White Tiger. Robbe mistiche. La Kitty Pride che è mostruosa, raga. 1-9, parliamone. Ok? Non abbiamo la prima, quindi Shang. Abbiamo la prima, quindi Shang. Vola. Io farei. A sto punto. Lei. Lei. E qui dici? Qui dico. Qui dipende. Ma gioca la volta che è di giustezza. Ma vuoi mettere? Ma vuoi mettere la White Tiger di giustezza che ti risolve il game? Eccolo. Eccolo. Avessi fatto te ne avrei vinto. Questo succede quando io non trasto le mie prime giocate. Oh, mi sono fatto allupinare dalla White Tiger. Non si sa chi è la White Tiger. Non si usa più. Cioè, forse dal primo mese di gioco si utilizza la White Tiger. Mo parliamo dello snap. Parliamo dello snap. Dimensione specchio. Va bene, Cable ci sta. Cable ci sta, poi vediamo. Turno 3 abbiamo lo Snowgard. Raga, non mi dà Atena come prima come in mano, capito? Io non posso dimostrare quel che dico di Atena perché Atena non me la dà. Sempre così per la carta, no? Sempre così. Guarda, io potrei fare benissimo Vasco di Canzone per clonarmela in mano, ma non ci faccio nulla. Permettimi di dire, non ci faccio assolutamente nulla. E cosa potrei fare io? Potrei fare Loki dopo. Potrei fare Loki dopo. Senti, potrei fare Loki dopo. Puzza però. Puzza. Puzza perché se non mi dà clue l'odette è complicata la sito, sai? È complicata la sito. Ok, Loki. Sì, pesco poi due carte. Niente di entusiasmante. Partutto ne pesco una, non ne pesco due. Mi switch a Shang, purtroppo. E bisogna valutare il da farsi. Bisogna, cioè, io veramente sto riponendo tutte le mie speranze del game, lasciando che ho snappato a Loki una carta casuale. Perché no? Rule detto in mano, subito. Pure rock questo pazzo. C'ha pure rock questo. Puoi mettere. Puoi mettere. Allora io penso che quella sia la sua roba. La sua touch card sarà lei. Aspetta, ma detta quanto è? A 2. Quindi non mi interessa sta roba. Io voglio distruggere solamente due carte. Quindi fai così. Fai così. Mi riprendo un bel robo. Faccio deadlock. E faccio detta e me la riprendo in mano. Pulita. Clean. Ci sta. Ok, Deadpool. Ok, Deadpool. Venom. Killmonk. Parliamo. Lui c'ha 2.32 comunque, però. No, non è vero. Un 32 e una 16. Non potevo fargli nulla in nessuna parte perché lui c'ha la rock. Quindi se va in predict dopo non è un problema mio. Bravo lui, capito?
Detta 0 ci sta. Quinjet, Knull. Roba. Per forza Knull qui. Per forza Knull qui. Per forza Det qui. Puntiamo su due location che ti devo fare, frate. Devo ringraziare comunque perché Logan alla fine mi ha fatto pescare tutte le carte più forti del mazzo del bro, del Destroy, quindi... E come vabbè, se vince è perché lui ha saputo gestire meglio i Deadpool. E niente. C'è altro da aggiungere. Madonna, arriva una Rogue lì, me lo sento. Me lo sento che arriva la Rogue lì. Lì non ci arrivo a 16. Ok. Rogue. No? Oh, ma Venom comunque cambia i versi. Non è soltanto We Are Venom. Bella sta roba. Grazie per Tena, perché alla fin fine è stata penalizzata dal fatto che non ce l'ha fatta pescare in quei turni che noi la volevamo, ovvero il turno 2. Però avremo modo di riprovarla in futuro, già questa settimana. Sto spolverando altri mazzi con Tena, raga, non vi preoccupate. Però il Loki alla fin fine è il mazzo più pratico e immediato da poter proporvi per venire già in concomitanza sia alle persone che l'hanno presa, sia alle persone che quantomeno la vorrebbero giocare subito. In un mazzo bello, che alla fin fine il mazzo di Loki è forte, capito? Però spiazza.